facciamo con un altro video, io sono Issam e nel video scorso che vi lascio nella descrizione del video abbiamo visto questo eh, monopattino che è il QQ eh, Kirin S1, abbiamo fatto l'unboxing, visto cosa c'è nella scatola parlato un pochino delle sue caratteristiche eh, particolari che eh, sono il peso da 12,5 kg quindi è un monopattino da città da portare nel bagagliaio dell'auto, da portare eh, sui mezzi e eh, da fare eh, dei tragitti non troppo lunghi anche perché questo monopattino riesce a fare massimo 25 km con una carica della batteria, con il mio peso riesce a fare però eh, 15 km quindi riuscite a fare dei tragitti andata e ritorno eh, 15 km o se no magari 15 km caricate portate carica batteria che è piccolino, lo ricaricate e poi... Eh, rifate il tragitto ma non è fatto per tragitti secondo me da 15 km andata tutta insieme perché perché eh, ha le ruote dure e nonostante che siano forellate a nido d'ape quindi un po' più morbide eh, però eh, sul pave vi fa vibrare tutto specialmente le mani nonostante che comunque l'ammortizzatore ce l'ha davanti e funziona bene e vibra talmente tanto me ne sono Scordato un po' perché non, un po che non uso il NineBot, utilizzo la maggior parte delle volte altri monopattini con gomme tubeless e eh, con ammortizzatori, quindi non sento questa cosa, ma devo dire che utilizzandolo sul pavé altri eh, 5 km avrei perso tutti i peli sulle braccia senza andare dall'estetista. Parliamo un po' delle specifiche tecniche partendo dalla cosa che mi piace di più di questo monopattino che è il motore molto potente eh, per un monopattino del genere che è da 350 watt alimentato da una batteria che si trova sotto eh, la pedana da 6 ampere ora 36 volt quindi 10 celle in serie mi piace tantissimo anche il grip della pedana, è fatto molto, molto bene. La pedana è meno larga di quanto avrei voluto, anche se il monopattino è fatto eh, per essere leggero. Avrei voluto un pochino di larghezza in più. Ed è fatto di silicone, molto funzionale, ma anche molto bello esteticamente. Mi piace tantissimo l'ammortizzatore davanti, anche se sembra piccolo, però funziona molto bene. Quello che mi piace di meno o, eh, ho pensato che mi sarebbe piaciuto tanto eh, sono le gomme che in realtà dovrebbero essere molto buone ma secondo me non sono abbastanza larghe o probabilmente il disegno non è adatto al mio peso o in alternativa non le ho consumate abbastanza e perciò la mia sensazione specialmente sul pavé o eh, dove non c'è l'asfalto e che è eh, un pochino scivoloso è una sensazione non sono scivolato mai con il monopattino nonostante che l'ho provato per bene però la sensazione non mi piace tantissimo mentre sull'asfalto, sulla pista ciclabile o anche sullo sterrato anche se questo monopattino non è da sterrato è molto aderente e d'altra parte questo monopattino come abbiamo detto è per la città mi piace tantissimo l'avevo detto nel video precedente l'apertura e chiusura molto facile del monopattino e il trasporto lateralmente il monopattino ha dei catarifrangenti arancioni sia davanti che dietro, per quanto riguarda le luci, abbiamo una luce LED davanti molto buona eh, e una luce LED dietro che rimane accesa eh, tutto il tempo se accendiamo le luci e eh, inizia a lampeggiare quando eh, premiamo sulla leva del freno la velocità massima di questo monopattino è di 25 km all'ora probabilmente riuscirebbe anche a superare questi 25 km all'ora non sono riuscito a capire come si sblocca eventualmente se si potesse sbloccare e vi lascio nella descrizione del video e anche su sindrome da Shopping e come si fa se riesco a scoprirlo però comunque 25 km all'ora per questo tipo di monopattino è più che sufficiente e non solo, vi ricordo che la velocità massima ammessa in Italia su strade o anche eh, sulle piste ciclabili è di 25 km all'ora. Come vedi come prima impressione così l'accelerazione? L'accelerazione è ottima, mi aspettavo di meno ma è molto reattivo. Cioè per essere così piccolo appena schiacci da... Tieni conto che sei al limite del peso perché questo è massimo 100 kg, che probabilmente tu quanto sei? 95, no? Partiamo da, da, dall'accelerazione, è un'accelerazione molto positiva, non mi aspettavo perché comunque è molto piccolo, è molto reattivo nonostante il mio peso e quindi ha dato veramente tanto. Come impressione ovviamente provando anche gli altri con la pedana più grossa. Questa qua ti risulta molto più piccola. Raggiunge i 25 km in meno di quello che ti aspettavi o di più certo. di quello che ti aspettavi o meno, più o meno? Meno, 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 molto meno. È molto reattivo. Per la frenata invece cosa ne pensi? Allora, la frenata è molto reattiva. Ti ha sorpreso la prima molto volta. Molto forte, sembra che ti, qualcuno ti, ti tiri da dietro, capito? È molto positiva, sì. Frena molto bene. È... Ovviamente non è così decisiva che ti, che ti inchiodi. Ammortizzatori con queste gomme sento tantissimo il terreno e sinceramente non mi piacciono. Ok, il tuo monopattino preferito che adesso stai utilizzando? Erl. <ride> Se provi eh, l'herlang, questo qua non beh, certo, però ha un peso differente. Sono due polliferi. Mi, mi, sta mi stavi dicendo che tua moglie ha difficoltà a tirare sull'aerlan. Col peso però, fa fatica. Però, però cosa dice? in realtà col senno di poi, se gli dai questo qua, con queste prestazioni, con queste gomme, ti dice tutta la vita l'aerlan. Per quanto riguarda il freno, questo monopattino ha due freni. Eh, uno freno a motore che è una cosa incredibilmente potente e dovete veramente fare l'abitudine. Eh, a eh, usarlo perché eh, vi sembra di lanciarvi appena iniziate a eh, premere la leva del freno che si trova sulla parte a sinistra. Del manubrio, come potete notare, qua sul manubrio non ha nessun clacson o campanello. Non solo sul manubrio sarebbe molto difficile aggiungerne uno perché non c'è abbastanza spazio per un campanello standard, quindi bisognerebbe prendere qualcosa che si stringe qua sulle maniglie che non è facile da trovare. Se lo trovo ve lo lascio anche nella descrizione del video d'altra parte il comportamento di questo freno mi ha sorpreso davvero tanto eh, probabilmente qua c'è una dinamica di scarico di peso differente dagli altri monopattini e nonostante che il freno motore si trova nella parte posteriore del monopattino il monopattino si ferma davvero molto velocemente non slitta nonostante che eh, la ruota posteriore che si blocca non si blocca perché in realtà è un freno motore e come se avesse L'ABS integrato si comporta più o meno come un ABS, non si blocca completamente ma è un freno reattivo, non solo l'altezza del manubrio probabilmente partecipa in questa cosa, infatti appena frenati nonostante che buttate tutto il vostro peso contro il manubrio anche perché non c'è spazio per eh, appoggiarsi con i piedi e prepararsi e succede che eh, vi buttate contro il manubrio che è molto solido. Ecco, il, il monopattino si ferma veramente molto molto in fretta, non solo questo motore da 350 watt riesce a fermarsi completamente solamente tramite il freno a motore, anche in una rampa molto ripi, ripida di un garage per farvi vedere quanto sorprendente è sorprendente il freno di questo monopattino dal punto di vista tecnologico, di tecnica perché è strano il suo comportamento non lo testerò eh, sull'asfalto e vi dico che è molto buono già sull'asfalto ma lo testerò adesso davanti a voi sulla ghiaia a 25 km all'ora vediamo quanto ci mette a fermarsi ok adesso sono a 25 km all'ora 1, 2, 3 Ok, vedete che non slitta assolutamente. Decide lui quanto ci deve mettere a fermarsi senza far slittare la ruota. Adesso lo rifacciamo un'altra volta perché è veramente meravigliosa questa cosa: 17, 25, 25 km, 1, 2, 3. Vedete, che non slitta neanche, non blocca la ruota, questa è la bellezza dell'EBS. Non solo nella solita salita, se siete lanciati a 25 km all'ora o anche di più, appena frenate, riesce ad arrivare a un arresto completo solamente con il freno a motore. Questo comportamento è molto sorprendente, da una parte, perché frena veramente bruscamente, dall'altra parte, eh, è molto buono e grazie al fatto che non abbiamo nessun freno davanti che possa alzare eh, la eh, parte posteriore del monopattino e anche grazie alla potenza del motore da 350 watt e se volete utilizzare il monopattino correttamente dovete rallentare eventualmente con il parafango che anche lui fa da freno invece se volete Fermarvi dovete spingere la leva del freno. Questo monopattino nonostante che sia molto molto leggero, ha un freno a motore veramente potente, molto molto utile. E eh, il metodo migliore per far vedere quanto è utile questo, quanto funziona bene questo freno a motore è mettersi proprio qua nella solita salita, scendere e frenare. Quindi avremmo eh, un peso di 95 kg sopra, oltre a 95 kg sopra, la eh, velocità che è Ehm, otterrà eh, con la discesa, vediamo eh, come funzionerà il freno. Quando arrivi verso di me frena al massimo, solamente col freno motore. Vai, 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 spingi, spingi. Sei al massimo? 3 no? 2 1 Wow! No, è, è incredibile. Roba. Si ferma completamente. Ok, adesso proviamo la solita salita con un peso di 95 kg, non proprio l'ideale per questo monopattino, ma eh, come test di eh, sforzo, arrivo, arrivo, eh, ci sta così almeno lo confrontiamo con gli altri. Sta salendo adesso, non so a quanto sta andando. No, però è molto buono qua. Buono, buono. Non ho, idea. Stai andando? non ho idea perché c'è il sole, te lo è dico io. Se a 13, 13 km su manubrio abbiamo solamente un bottone e uno schermo. Lo schermo non è tanto visibile sotto il sole. E eh, il bottone, se lo teniamo premuto eh, per un po', qualche secondo, si accende e si spegne il monopattino. Se invece cliccate il bottone una volta, eh, il monopattino passa da un livello di velocità a un altro livello. Il primo livello di velocità è 10 km all'ora. Eh, con un segno di S bianco. Bianco sul blu, se invece cliccate un'altra volta, il segno diventa un po' più sul rossiccio e eh, potete andare a un massimo di eh, 20 km all'ora, se cliccate la terza volta arrivate al massimo di velocità che è 25 km all'ora. Se invece cliccate due volte consecutive, accendi e spegne le luci, se lo clicchiamo tre volte consecutive, probabilmente non si vede tantissimo adesso siamo sotto il sole, eh, cambia da eh, km all'ora a miglia all'ora. Se lo clicchiamo invece 5 volte, suona una volta e attiva e disattiva lo zero start. Questo è il push to start, quindi spingi per avviare. Vedete che non funziona. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, adesso. Ok, parte. <ride> Questo è lo zero start. Se non volete memorizzare tutte queste funzioni, beh, basta scaricare l'applicazione che vi lascio nella descrizione del video e anche su shopping.com dove potete cambiare tutte queste funzioni, per esempio lo zero start o push start, potete cambiare da miglia all'ora a chilometri all'ora direttamente. Non solo, potete anche gestire il cruise control che non è gestibile dal bottone, quindi si può attivare e disattivare. Nel mio caso io lo disattivo. Perché non mi piace, eh, mi piace sempre avere sotto controllo eh, la leva dell'acceleratore, però capisco che è molto comodo eh, per qualcuno che ha una strada dritta che non deve curvare, non ci sono ostacoli di solito su una pista ciclabile, per esempio, non dover premere la leva dell'acceleratore e mantenere la velocità che abbiamo. Eh, avuto negli ultimi 6 secondi, quindi mantenete la velocità per 6 secondi e lui fissa quella velocità continua ad andare a quella velocità se il cruise control è attivato. Si può settare una password per eh, il monopattino, e eh, non solo tramite l'applicazione, possiamo vedere non solamente la nostra velocità, quanti chilometri in totale ha fatto eh, il monopattino, ma possiamo eh, direttamente utilizzarlo come navigatore con il contachilometri sullo schermo. Non solo l'applicazione è molto completa, ci sono tantissime cose che possiamo vedere, come la salute, per esempio, eh, del controller, del motore, della batteria, eh, l'acceleratore se funziona bene, e anche la comunicazione tra i componenti, quindi se c'è un problema. Ma ve lo segnala qua e vi dice qual è il problema. L'applicazione si trova sia su Google Play ma anche eh, su iTunes, quindi eh, funziona sia per iOS ma anche Android. Eh, si trova sia eh, nel manuale di istruzioni ma anche eh, con un codice a barra sopra il manubrio e ve la lascio eventualmente. Anche nella descrizione del video se dovesse interessarvi. Per quanto riguarda l'acceleratore, è abbastanza graduale e piacevole. Questo monopattino si trova nei magazzini europei e se ordinato oggi arriva eh, circa dopo 4 o 5 giorni, costa solamente 230 euro. E questa è una cosa che non vi ho detto eh, fino adesso, eh, perché c'è un coupon sconto. Sempre nella descrizione del video. Ed è un coupon sconto valido solamente fino al 30 di luglio. E devo dire che per le caratteristiche che ha questo monopattino e per il prezzo di A è molto difficile trovare qualcosa di simile. A chi consiglio questo monopattino? Beh, sicuramente a una persona che pesa meno di 100 kg eh, l'ideale sarebbe. Eh, 60-70 kg sicuramente per, per eh, dei ragazzini eh, di 13-14 anni va benissimo, per, per delle persone anche adulte eh, mh, che devono andare al lavoro, non devono fare tanti chilometri, vogliono tenerlo nel baule della macchina, questo è l'ideale. In città dove non ci sono tantissime salite, nonostante che questo monopattino, comunque, eh, come abbiamo visto eh, prima, nella solita salita ha una performance di tutto rispetto. Se vi piace questo video, cliccate su un piace, altrimenti, cliccate non mi piace e eh, lasciatemi un commento giù nello spazio commenti se avete delle domande su questo monopattino. Nel frattempo, vi saluto e ciao alla prossima.